cosa ne pensa di questa ricorrenza annuale del MIF qui all'Istituto Italiano di Cultura? Beh, è diventato ormai un appuntamento tradizionale ed ha molto successo, come vedi anche dal pubblico che viene ogni anno, un pubblico poi molto creativo, pubblico del cinema tipicamente. Un festival che premia film indipendenti, ma premia anche i nomi delle persone, non solo i titoli dei film. Che ne pensa di questo forum? Trovo importante che, non solamente i star, le persone davanti alla cinepresa vengono riconosciute, ma penso anche per il pubblico che ama il cinema, vede anche le persone dietro la cinepresa che viene premiata. È molto importante perché noi quando vediamo un film magari ci lasciamo rapire dalla trama e non pensiamo il grande lavoro che c'è dietro ogni film, quindi premiare le persone significa riconoscere questo lavoro che c'è dietro, scoprire quello che c'è dietro un film e quindi alla fine apprezzare ancora di più il film. Beh, credo che sia molto importante perché una delle risorse più preziose per l'Italia sono proprio questi professionisti che lavorano dietro le quinte. Valorizza la creatività, valorizza il talento. Allora, com'è stata questa esperienza? Vi aspettavate di vincere un award a Milano? Assolutamente no, anche perché era un festival molto importante dove il livello dei cortometraggi era molto elevato, c'erano dei corti internazionali di altissimo livello e quindi quando alla serata finale abbiamo visto venire fuori il nome del nostro cortometraggio c'è stata veramente una sorpresa enorme per noi. I would say it changed my life and my career for sure. It gave me an amazing opportunity. And so thank you Milan International Film Festival for that, because for me it's been really the opportunity to give me open the doors that I needed to come here and make my career. You know, Milan was our first festival that we submitted to, and it's become one of our favorite festivals because of the films that it chooses. Sono successe davvero tante cose. Noi abbiamo vinto il MIF e il MIF ci ha portato tanta fortuna, perché il MIF è stato il primo premio importante che abbiamo vinto in Italia e poi ci è servito anche un po' per venderci il corto. Milano is always choosing films that that have an individual voice and that have formula and fun that can reach everyone, but also with an individual voice inside of them. So just really great films here. You know, people don't make independent movies for the money. We do it for the love of telling stories, and without festivals like Milano, it wouldn't be possible. And this is what, sometimes this is the only platform that gives these movies a chance to have a life. I think the independent spirit, and I think what my great fortune was, is to have had the opportunity to work with great directors, and the one thing that they gave me is independence and creative freedom. So I take that as a symbol of inspired from Milan. So thank you very much to all of you.